L'Ucraina ha vinto la 61esima edizione dell'Eurovision Song Contest, nel 1944 dedicata alla deportazione dei tartari in Crimea sotto Stalin e interpretata Jamala. Una canzone è diventata, grazie all'impegno della cantante in difesa dei diritti del proprio popolo, oggetto di forti polemiche. Al secondo posto si è classificata l'Australia, seguita dalla Russia, che era una delle favorite della vigilia. Alla Globo Arena di Stoccolma è andato in onda, o meglio scena, un vero e proprio duello all'ultimo voto tra i rappresentanti di Ucraina e di Russia. L'Italia, con la bella e brava e simpatica Francesca Micheli, si è così dovuta accontentare del 16° posto, con le fanciulla che ha saputo sfruttare al meglio le proprie doti e le proprie caratteristiche, sapendo ben interpretare quelli che sono i canoni e i principi di una musica culturalmente elevata e di una musica che sa arrivare positivi ed anche nuovi anche per quanto riguarda il mondo della musica. Bene, questo è quanto, iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.